qui con Davide Oldani, chef stellato famosissimo, che ha un ristorante vicino all'Istituto di Istruzione Superiore Paolo Frisi di Milano, appunto dove studiano questi ragazzi. Colgo l'occasione anche per salutare il preside Luca Azzollini. Grazie preside di essere venuti qui con noi. Davide, io voglio scambiare qualche parola con te, perché tu in realtà da piccolino volevi fare il calciatore, vero? Sì. Poi però sono arrivati insomma due grandi maestri che ti hanno fatto cambiare idea, Gualtiero Marchesi e Alain Ducasse, giusto? Sì, i miei primi maestri, però il primo maestro è stato l'insegnamento che ho avuto in famiglia per le regole che mi sono state date, che poi ho portato avanti, per cui come tanti ragazzi italiani il sogno era quello dello sport. Poi naturalmente dallo sport ho rubato un po' perché era il gioco di squadra, l'appartenenza alla maglia, che quella è quel sistema che ho voluto portare con i ragazzi alla scuola Olmo di Cornaredo, per cui credo che una doppia opportunità vada data a quell'età, soprattutto in un mestiere e in un sistema di cucina che forse è un po' mediatizzato, però ha tanto cuore dentro e ha tanta tradizione italiana, secondo me. Poi per te lo sport è molto importante, ne parlavamo prima. Ah certo, è molto importante, poi ho avuto qui, vedo c'è il presidente Malagò con cui abbiamo condiviso Casa Italia a Rio, dovevamo condividerla quest'anno, poi purtroppo motivi di Covid non è stata è stato difficile farlo, però mi è piaciuta l'idea di comunque aver sfruttato dal calcio il gioco di squadra, perché lo sport era il calcio per me, e aver avuto un'opportunità a un'età ormai avanzata di entrare e capire un po' il mondo dei giovani, dei medagliati di Rio e naturalmente anche i nuovi, di come possiamo trasmettere il nostro voler far squadra, il nostro voler far crescere le generazioni future, che naturalmente sono quelle che, su cui noi dovremo basarci. Cioè, dovremo puntare tutti. Però Davide, la cosa importante che sta succedendo a questi ragazzi è che possono attingere dalla tua esperienza. Tu, forse è scattato veramente l'amore, il colpo di fulmine, forse la vicinanza del tuo ristorante e al loro istituto, fa in modo che loro possano studiare nel tuo ristorante. Sì, nel mio ristorante, ma soprattutto possano studiare bene a scuola con, io dico sempre, il preside Luca, con Tita, con Guido, con queste persone che mi hanno coinvolto sino a quando la scuola non esisteva ancora, perché la prima scuola, che è il Frisi, arriva da Quartoggiaro, è un quartiere di Milano, e loro, avendo visto questa opportunità, si sono rivolti a me, avendo il ristorante vicino, perché potessi dare quello che di più reale c'è nel nostro mestiere, cioè fare il quotidiano. E molte volte fare il quotidiano, chi fa il quotidiano non ha tanto tempo da dedicare all'insegnamento. Io ho deciso che col mio maestro Marchesi, che diceva l'esempio è la più alta forma di insegnamento, ho deciso di spendere questo tempo e di trovarmelo assolutamente, di metterlo come prima come prima cosa quotidiana per poter far per i ragazzi. Una domanda a voi: com'è studiare e vedere come il vostro lavoro poi sarà dopo la scuola? State attenti a quello che dite, perché c'è il preside, c'è Davide, quindi adesso siete circondati, liberi ragazzi. Sì beh, sicuramente avere Davide Oldani come mentore è importantissimo per noi, ha dato tanta esperienza all'istituto e comunque ha sempre cercato di insegnarci che bisogna porsi un obiettivo e mettersi in gioco, e col tempo comunque gli obiettivi vengono ripagati. È importante questa divisa, riusciamo a dirlo in due parole? Sì, per noi è molto importante come una seconda pelle, perché cioè, è un modo per renderci tutti quanti uguali. E questo è, infatti, a volte le divise uno non ci pensa, ma sono importanti perché fanno in modo che tutti siamo allo stesso livello e partiamo. Un'economia per la famiglia è la divisa. Bravissimo, infatti ne abbiamo parlato anche a tutti a scuola dell'altra volta. Noi abbiamo la regina della cucina che ha portato lo show cooking in Italia, che è Antonella Clerici, la nostra Antonellina meravigliosa. Grazie a lei la voglia di diventare uno chef è un po' entrata nel DNA di tutti. Voi siete pronti a combattere? Ci vuole umiltà, bisogna impegnarsi tanto, studiare e poi quello che... E poi andiamo dritti però, andiamo in battaglia. Andiamo in battaglia, bravissimo, una battaglia educata, vero?